Dopo il granchio blu, un nuovo animale alieno importato inconsapevolmente dall'uomo sta colonizzando le coste italiane. Ci racconta tutto dalla Liguria il nostro inviato Matteo Parlato. Mi trovo a Santa Teresa, vicino alla Spezia, con Paolo Varrella, che è un meticoltore, e siamo qui per parlare di questa ostrica. Che cos'è? Questa è un'ostrica tropicale, che viene dai mari tropicali, dal Mar Rosso, e il problema non è che è arrivata qua, ma il problema è che sopravvive d'inverno alle nostre temperature. Sopravvive perché il mare non si raffredda abbastanza in inverno, questo è un sintomo evidente del riscaldamento globale, e soprattutto queste ostriche le stiamo trovando al posto dei mitili, e abbiamo la preoccupazione che possano andare a occupare la nicchia ecologica lasciata libera dai mitili, che in questo momento d'inverno sono fortemente predati da un sovrannumero di orate. Quindi, cioè, voi pensate che questa cosa, come si chiama? Questa è scientificamente Pinctada imbricata, è un'ostrica perlifera. Ecco, voi pensate che questa ostrica possa sostituire i mitri, cioè le cozze o i muscoli, come li chiamate voi? Speriamo di no, per ora sono dei ritrovamenti sporadici, però questo ci fa molto preoccupare perché, ripeto, questo vuol dire che il mare è caldo, e il mare caldo vuol dire uragani in terra, è un problema. Ecco, con questa, diciamo, non bella notizia, dalla Spezia vi restituiamo la linea.